si aprono le gabbie, partiti i cavalli della sesta corsa parte bene Kilmochea subito con il suo ritmo a prendere iniziativa e soprattutto margine rispetto a Candid Venture e Nonna Tirina altri che hanno fatto la partenza ma poi si sono adeguati buona la partenza anche di Spygate sopra Andrusilla alle loro spalle Curandero, Run Generation che si lascia alle spalle Salsa Poppi che galoppa lungo la corda vicino a Salsa Poppi c'è fuoco. poi il grigio Twin Grey con il quadro completato anche da Chainsbreaker Varrone, Reatino e poi Grand Shang a completare il quadro, un bel ritmo in questa prima fase di gara con Kilmochea sempre in vantaggio, adesso in seconda posizione si è sistemata Nonna Tirina, in terza Spygate, in quarta sopra Andrusilla con la giuba bianca e la croce viola poi Candid Venter, ancora Curandero Salsa Poppy, poi Chainsbreaker che lascia al suo interno Dreamer Filli Varrone, Reatino, Run Generation, Twin Grey a completare il quadro, ancora Grand Shang, siamo addirittura d'arrivo con Kilmokea che ha dato un'altra prima un'altra accelerazione alla corsa ed è sempre in vantaggio nei confronti sopra Andrusilla prova ad impegnarsi anche Spygate dall'esterno ci prova Nonna Tirina, Curandero che si avvicina minacciosamente trascinandosi anche Run Generation di dentro ci vanno Salsa Poppy, Ferro e Foco e Twin Grey che ha trovato un buon barco quando siamo a 400 da palo Ferro e Foco è passato in vantaggio all'esterno però si fa minaccioso la figura di Curandero all'interno c'è anche Twin Grey ci prova Run Generation con Curandero Curandero contro Ferro e fuoco e Twin Grey, Curandero che passa in vantaggio e gestisce nei confronti Ferro e fuoco e Twin Grey, vince da cavallo annunciato, Curandero l'ultima volta a 1002, oggi a 1006, logicamente, vittoria per il cavallo attese e favorito, Dario Vargi in sella, il training è quello di Mario Giorgi, i colori sono Nicola, quelli di Nicola Casati, 8 al primo posto, al secondo 10, Ferro e Foco. al terzo dovrebbe essere ancora Twin Grey, ma attendiamo... Il passaggio dei cavalli di fronte al traguardo per l'importato Curandero. Vittoria numero 2 in carriera: 8 al primo, 10 al secondo, 5 al terzo, e l'ordine d'arrivo ufficioso della sesta.